Rilanciavo, eccoci, siamo rientrati nemmeno quando si vedeva, può ragione qualcuno contestare che dopo spazio lei. Ma non è rivolto a me. Va bene, allora primo Cider Palace, appuntamento mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook e siamo in diretta, sono le 21:31, ci sono molti messaggi già arrivati, ne passiamo 4 al colpo, non di più. Dani, se mi fai vedere i primi che arrivano così andiamo a leggerli. Vediamo subito, allora il discorso del Presidente Draghi ha dimostrato che persone di alto profilo, sia viva l'Italia, va bene, questo è un complimento al Presidente Draghi. Andiamo nel secondo, davvero pensate di giudicare l'operato di un governo dal discorso il giorno della fiducia? Cosa pensavate che dicesse? Parole scontate come i suoi predecessori. Andiamo avanti. Draghi europeista convinto, ma chi lo vuole già fuori dall'Unione Europea e già milioni di vaccinati intanto. La Gran Bretagna. Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea, scusate, ho distante, non ho visto, grazie. Ha già finito. Classica fiducia scontata, che bello il governacciolo da dentro, tutti che avete partorito. Ecco, questi sono i primi messaggi che arrivano, non mi sembrano sicuramente i più... Entusiasti. Adesso vi do, allora, siccome giustamente l'avventurina ha detto che dovete parlare tutti uguali, io dico potete anche intervenire nel dialogo, allora, potete parlare tutti che tra di voi, insomma l'importante è che si capisca da casa, perché poi se parlate tutti. Su quello che ha detto... Io vorrei esprimere un concetto. Mario Draghi è una persona di alto profilo. E per il semplice fatto che lui ha dato la sua disponibilità, voi avete visto che lo spread si è abbassato e il Tesoro è riuscito a portare sul mercato una serie di titoli che sono stati fumati nel giro di breve tempo. Quindi c'è stata addirittura più domanda dell'offerta. Quindi sono riusciti a piazzare i BTP decennale, trentennale in maniera molto rapida, e questo dà l'idea di come si creda nell'Italia, e questo per la figura di Mario Draghi. Però non c'è solo lui, cioè noi, i partiti hanno compiuto un atto fideistico, ci hanno detto c'è lui, lo si sostiene e si porta avanti il governo. Però la vera sfida a questo punto ce l'hanno i partiti davanti, perché devono in qualche maniera rinunciare a quelle che sono state le posizioni di rendita che hanno avuto fino adesso, devono elaborare delle nuove strategie per riuscire a stare insieme al governo. Perché in questa fase, obiettivamente, i cittadini chiedono responsabilità, perché vogliono risposte concrete ai problemi che noi abbiamo di fronte. Sarà semplice per i partiti reimpostarsi? No, sarà difficile. È rischioso? Sì, tantissimo. Tanto è vero che magari c'è più convenienza stare fuori e votare magari le cose che vanno bene. In realtà è proprio il fatto che i partiti in questa fase si spendono per cercare di dare delle risposte che è la chiave di volta. Allora, quello che è successo con gli impianti di sci, quindi con il Ministero, o meglio Speranza, che è uscito in maniera scoordinata, piuttosto che, mi viene da dire, anche il ministro Garavaglia, però, che subito è intervenuto, piuttosto che Orlando, che adesso è il Ministero del Lavoro, che subito ha convocato le parti sociali. Cioè siamo ancora in una fase, secondo me, di rodaggio, dove ci sono delle sconnessioni. Adesso Draghi darà delle indicazioni e penso che un po' tutti si coordineranno in maniera diversa, perché la situazione è cambiata. Capiterà che anche indipendentemente dai partiti, in questo caso Speranza, ma anche altri ministri ovviamente di altri partiti, potranno intervenire se c'è una, ovviamente un'organizzazione che Draghi riuscirà a dare, che gli interventi dovranno prima essere valutati da lui. Allora sì, ci vorrà una connessione, come diceva lei, però ci sta che una persona vada per la propria strada e che l'accordo tra Forza Italia, Italia Viva, il PD e la Lega, qualcosa non vada d'accordo, e quindi si litigherà. C'è una domanda, perché già in questo caso con... Però se lei ha notato, in queste proprie ore i vari leader dei partiti si stanno incontrando, cioè il Salvini che va a parlare con Zingaretti, cioè è già sintomatico, cioè fino a poco tempo fa queste persone neanche si parlavano, cioè il paradigma è cambiato, cioè adesso noi dobbiamo pensare che nel prossimo anno, nei prossimi mesi, se si vuole andare avanti, perlomeno uscire da questa situazione, perché ha un chiaro mandato Draghi, è quello di portare l'Italia fuori dalla pandemia, portare a termine il piano vaccinale, presentare un recovery plan, quindi una serie di progettualità che permettano all'Italia di avere i soldi, dopodiché io spero si vada a votare.
Certo. Allora, ma comunque Draghi nel suo discorso di oggi ha già fatto trapelare qualcosa, perché lui ha detto: io non sono quello delle chiacchiere, ma quello dei fatti. Deve finire l'avventurina. Ah, non vorrei mai che poi se la prenda con me. Poi si arrabbia. Il montaggio giusto adesso, dai, un po' di mi pareva che avesse finito. Voglio essere come durante la pubblicità, intelligente. Mi pareva avesse chiuso la... ha terminato Venturini. Mi pareva di sì. E allora, fermo, saluto l'ospite che abbiamo collegato, che è il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni. Ster, grazie di essere con noi. Buonasera, sindaco. Buonasera. Ecco, grazie buonasera di essere collegato. Prego, poi vengo da lei. Prego, Paolo, salutato. No, intanto saluto il sindaco di Asiago, che tra l'altro ci conosciamo, e quindi come va lì? Il turismo penso sia uno dei temi adesso di cui abbiamo discusso via, stasera. Pavi porta via che posto. È due anni che tento di andare a sciare le melette, da quando hanno cambiato gli impianti non ci riesco, perché poi vado spesso a Asiago. Pavi mi ha portato via il posto, lei quasi. Anche a Verena? Voi. No, cioè, io sono proprio responsabile. No, come cercherò di sistemare. La situazione però tale è... Una riflessione su quello che ha detto Draghi, che dicevo che Draghi probabilmente anche avendo portato, non ha più Casalino che aveva dietro, e si è portato naturalmente da Banca d'Italia e l'ha detto stampa, quindi c'è un altro sistema, noi siamo quelli dei fatti e non delle chiacchiere, quindi lui è l'uomo che arriva da un'esperienza comunque importante, ha già detto... ha già detto che comunque sulle tasse, esempio, tema a noi molto caro, ha detto faremo un tavolo tecnico insieme a un tavolo politico, modello danese, e poi il Parlamento deciderà. Quindi ha già messo in mano avanti su alcune situazioni, ha detto che comunque ci sono dei rami secchi su alcune aziende che ci sono da salvare, altre no. Quindi bisogna capire... io ho pensato, ho detto di me, quali saranno i rami secchi che ci portiamo dentro da tanto tempo, sia l'Italia, uno per esempio, qui ci ha già asciugato 10 miliardi. È difficile fermare per cioè, bisognerà prendere delle decisioni però anche importanti e forti. Visto quindi, la precedente... non so se mi spiego, sì. Ha già messo un po'... Però visto il precedente Monti, mi auguro che l'inizio, come lo è stato per Monti, che era stato ricco di successi da parte di tutti, poi sappiamo com'è andata a finire, mi auguro che non si ripeta quella storia lì. C'è una sostanziale differenza. C'è una differenza, però prima di tutto ovviamente bisogna vedere il tempo tutto. Poi mi auguro che tutti andiate d'accordo. Io spero come che sembra... i fondi del Recovery Fund non siano usati per salvare l'Italia, ecco, perché questo sarebbe uno dei temi che poi, intervenire per carità, salviamo tutto, cioè, allora ma mi pare che... dobbiamo trovare anche delle situazioni economiche e l'uomo giusto per anche saper fare delle scelte dolorose, certo, che ci vogliono, certo. Io sento già stasera un taglio di responsabilità da parte del collega della Lega, che mi pare che sia un sostanziale cambio proprio di rotta rispetto ad altre trasmissioni in cui, come dire, ero l'incassatore di tutto quello che non andava, sai che noi eravamo della Lega noi. Siamo no, l'opposizione al governo, Lega di governo di lotta. Ecco, in questo caso siamo al governo. Bravissimo. E l'ascia di guerra, bravissimo, abbiamo detto, la sì, mettiamo sotto il totem. Però è sempre lì, bella. Apprezzo l'onestà intellettuale. No, ma se vede. Giusto, bello. Sì, sì, ma no, hai visto Giorgetti, dove era seduto Giorgetti? Il consigliere regionale Pan ha tutta la mia stima, ma io rappresentavo quello che anche nei confronti dell'opinione pubblica si stimolava, che era sempre sta, come dire, vivacità di dire no l'euro col simbolo, l'Europa disastri. Stasera invece sento Draghi è, come dire, il punto di equilibrio dell'Europa. Che io condivido, cioè, ma ci mancherebbe, più che il punto di equilibrio, cos'è può essere? Cioè noi siamo al centro dell'Europa. Sai cosa mi piace a me di Draghi? Che suo papà è padovano, sì, scusate se lo dico. Guarda, ma, su questo sfondi una porta aperta, perché quindi, abita a 90. Nel DNA quindi, qualcosa del nostro è io in casa, abita a 90. Però lui è romano. La moglie, abbiamo fatto un servizio nel telegiornale, credo abbiamo intervistato anche il sindaco. Siamo stati a 90 perché la moglie è di 90. Quindi lo sentiamo un po' anche nostro, scusa, sì, se sì, noi veneti, no, tutti penso. No. La differenza sostanziale tra Draghi e Monti non è solo il profilo umano, che era di grandissimo spessore per entrambi, è che Monti è arrivato per salvare quando eri con un piede nel precipizio, dovevi tagliare. Draghi ha la fortuna di poter arrivare nel eventualmente fare riforme,
che non ma è... avendo in mano un plafond di possibile spesa buona, come la chiama lui, mia, la prefiguro anch'io, non sussidi ma investimenti, però come dire, è vero, è vero. Nulla di paragonabile. Vado dal sindaco, non è così... Ma no, nel senso che, attenzione, i recovery fund sono investimenti e sono una minima parte per spesa corrente e anche una minima parte discrezionale. Il concetto è diverso. Adesso, a me piace questo modo, no, che se il PD che elogia la Lega dice no, ma sono ormai... A me sono non diventato. Pare di aver allora, io intendo dire una cosa. Venturini noi siamo, si difenda perché noi sennò siamo... stoppo tutti, no, giuro. Allora, bisogna essere tutti, seri. Oggi c'è una persona, allora io sono contento che Elisa Venturini alzi la bandiera e dire la finanza adesso crede nell'Italia. Le banche credono nell'Italia. A me questo? Piacerebbe sentire che gli italiani credono in questo governo, perché che la finanza e che le banche credono sono importanti, perché ci costa meno il costo del denaro e i prestiti che stiamo pagando. È pur vero che vengono bruciati dalla finanza, perché c'è un uomo della finanza al governo. Però, e sono d'accordo con Pan, aspettativa anche nei sondaggi della gente. Esattamente, oggi siamo nella fase, grazie al collega Pan, oggi siamo nella fase che qualcuno potrebbe chiamare la luna di miele. Ma la vera prova sarà sui temi. A me piacerà capire la Lega e Forza Italia quando si parlerà degli sbarchi degli immigrati, dei progetti di legge della sicurezza che sono stati cambiati 100 mesi fa, proprio quelli di Salvini. Quando andremo a discutere del reddito di cittadinanza, che noi abbiamo un'idea molto chiara. Umanità. Ecco perché arriva Fratelli d'Italia e farà la sentinella, perché in quel momento era a Lega e Forza Italia. Ho già capito, faccio fatica, ho molti punti da cominciare a ragionare con voi, dai vaccini alla sanità, alla scuola, alle donne, ho molti punti, ho già capito che pochi ne rispetterò, però vado dal sindaco di Asiago perché lui è molto arrabbiato, è vero o no? È molto arrabbiato Rigoni? Sì, noi siamo molto arrabbiati, ma credo che questo sia il sentimento diffuso di tutti coloro che lavorano nella montagna, perché si è parlato molto bene di questo governo, però ha già commesso il primo passo falso, che è stato quello di fare una figuraccia con gli operatori dell'impiantistica di risalita e con i moltissimi turisti che si apprestavano a frequentare le stazioni sciistiche in questo ultimo sprazzo d'inverno. Per cui credo che se questo è all'inizio non andremo molto lontani, ecco, perché è una decisione questa che è stata fortemente dannosa per la montagna, dicono non condivisa, frutto della decisione di un ministro. E quindi noi stiamo subendo in questo momento la gravissima crisi di un settore che è quello del turismo e della montagna soprattutto, che sta vivendo anche un clima di attesa di questi ristori, che dovrebbero essere più che ristori, risarcimenti, perché stiamo parlando di decine di miliardi di euro che sono gli ammanchi di stazioni che vivono prettamente di turismo, che quest'anno, nonostante l'abbondante nevicata che ha caratterizzato tutto l'arco alpino e prealpino del mese di dicembre, non è stato possibile, come dire, operare con tutte le conseguenze che si sono verificate in tema di indotto. Penso ad esempio alla principale industria turistica della montagna, che è l'industria alberghiera, che ha dovuto tenere chiuso. Noi abbiamo centinaia di cittadini che lavorano attorno al settore alberghiero. E come facciamo? Li mettiamo in cassa integrazione fino a quando? Senza contare poi quello che è il problema della stagionalità, la stagionalità che è doppia, quindi estiva e invernale, quindi adesso noi si chiuderà la stagione invernale che è stata lunga, abbiamo ancora basse temperature per cui si poteva ancora sciare e purtroppo dovremo tendere fino a luglio per l'avvio della seconda stagione. Cosa aspetta poi il ministro della Lega, giusto, il ministro del turismo? Sì, nella Valle, ministro turismo sì. Della Lega, quindi potrebbe e dovrebbe ovviamente... ma noi abbiamo già chiesto, anche il ministro Garavaglia ha chiesto nel Consiglio dei Ministri che intanto che Speranza vada a farsi un giro in montagna, magari lo invitiamo ad Asiago, all'Hotel Europa, mi viene in mente uno, visto che conosco bene per capisca veramente cosa sia il lavoro stagionale, cosa sia il lavoro in montagna, cosa fanno i maestri di sci, i stagionali degli impianti, cosa significa caricare un ristorante o un rifugio e il giorno prima di vivere i vetrovagli e cose, il giorno dopo lo chiudi per me. Bisogna che siamo seri. Chiesto un cambio di passo, l'ha chiesto Salvini, l'ha chiesto e penso che Speranza
qualche fischio sull'orecchio che si è arrivati in questi giorni, perché non si può continuare a martellare l'economia e soprattutto fare i DPCM come eravamo abituati noi a vedere quelli di Conte la domenica a mezzanotte per lunedì mattina, che qui, ecco, anche qui in Regione del Veneto abbiamo corso... Senza ricordare la cronistoria, ecco, per arrivare al sodo, siamo cosa seri? Bisognerà fare? No, ha ragione il sindaco, i ristori intanto, quelli che so io, ho sentito, poi sono stato in montagna anche a sentire tanti amici che ho, non si arriva nulla dei ristori, è arrivato qualcosa a marzo, poi sì, più ma visto, ma adesso siamo quindi bisogna dei risarcimenti seri. Adesso siete un altro film, adesso ci saranno delle, io auspico delle risposte. Allora, lei al governo, il sindaco di Asiago, come tanti sindaci di montagna, si lamentano giustamente di quello che sta accadendo. Voi quattro siete al governo, quindi dovete dare una risposta, casomai chi contesta sarà Enoch, voi quattro dovete dare una risposta. Io sono perché siano dati dei risarcimenti seri alle aziende. Ma è stato messo nel piatto... Sul modello, non quello che è stato adoperato fino adesso, che alcune categorie, codici Ateco, non si capisce. Si va a vedere le aziende che hanno avuto il cali di fatturato, su quel fatturato gli dai soldi in conto corrente. Questo si fa. Ma questo verrà fatto, questo si fa. Venturini, verrà fatto perché la gente si lamenta. Si deve fare. Adesso non potete più andare di qua. Ma soprattutto se prima era sussidi, adesso se li mettiamo... Variazione di bilancio, quindi risorse, quindi debito, perché a fine bisogna che siamo concreti, serve per sostenere queste categorie? Serve. Certo. Quindi se prima li chiamavamo A e faceva schifo, adesso se li chiamiamo B e sono la stessa cosa, se, come dire, rientriamo nell'argine di quella responsabilità che dicevo prima. Beh, io altrimenti non ci capiamo, perché non è che adesso se interviene Soranzo e dice che sono investimenti. No, se dai un ristoro, è la stessa roba da prima. Guarda, dai delle risorse a una categoria che non può tenere aperto. Perché anche su questo intendiamoci. Io qualche bando europeo in Regione Veneto l'ho fatto personalmente. Speranza ha una colpa, che ha deciso tutto all'ultimo. Benissimo. E non è la prima volta. Ti faccio l'esempio. Noi abbiamo ristorato gli agriturismi con dei fondi europei sul piano di sviluppo rurale, che conosci benissimo, mettendo 30 milioni tra diverse categorie, sono arrivati soldi freschi fino a 7.000 euro ognuno del conto corrente. Si può fare, Io dico che basterebbe anche tanto poco in termini di comunicazione. Cioè, la comunicazione sta sbagliando, è stata sbagliata fino adesso, perché noi ci siamo abituati ad avere le conferenze stampa la domenica sera che davano le indicazioni per il lunedì mattina. Allora, già solo questo, già questa impostazione deve cambiare. Venturini, bisogna risolvere questo problema. Appunto, il povero sindaco, povero non nel senso... Allora, c'è una grande contraddizione poi in effetti da parte di questi politici romani, ed è stato detto prima da Pan, no? Ci bisogna riportare questi ministri a toccare con mano quella che era la realtà della montagna, perché domenica scorsa ad Asiago era strapieno di gente, cioè non ci si muoveva nelle piste da sci da fondo, addirittura c'era il numero chiuso perché non si aveva modo di accedere con le macchine, tanta gente c'era. Allora io non capisco perché, se arrivano persone che vanno a sciare e fare sci da fondo, vanno a fare le ciaspolate, vanno con lo sci alpinismo, si muovono nel territorio ampio, ci sia il terrore di aprire degli impianti di risalita, peraltro con dei protocolli molto rigidi che sono stati elaborati dal Comitato Tecnico Nazionale, quello che vede la presenza anche di questi virologi, che poi sono più che virologi, sono tuttologi, perché questi non sanno neanche che cosa sia muoversi all'aperto e sciare su una collina dove c'è il massimo distanziamento sociale. Quindi voglio dire, tutte queste prassi, tutti questi protocolli che sono stati elaborati sono rimasti carta straccia in una decisione che è stata intrapresa in una o due ore. Cioè, mi sembra veramente un'offesa nei confronti del buon senso e di migliaia di operatori della montagna che vivono sul turismo invernale. Rigoni, nel ragionamento che fa, ha ragione, però bisogna guardare domani, perché ritorniamo a guardare ieri. Allora, ieri hanno sbagliato, e sono d'accordo con lei nell'avvisare il giorno prima, tutti gli errori che sono stati commessi. Oggi c'è un altro governo.
governo, e al governo sono tutti i signori che sono qui presenti, e quindi devono risolvere domani mattina questo problema. È inutile ricordare l'errore. Allora, se Speranza ha fatto un errore, mi chiedo e domando perché l'assessore al turismo, che è Veneto, e tanti altri assessori che vivono al nord e che conoscono le montagne e il turismo, non sono intervenuti per cambiare quello che ha detto Speranza. Cioè, perché la domanda è molto semplice qui: Speranza ha sbagliato e siamo tutti d'accordo. Al governo non c'è solo Speranza, c'è un Presidente del Consiglio con molti ministri che una volta erano, senza nulla togliere il Meridione, ci mancherebbe altro, la maggioranza del Meridione, oggi la maggioranza sono del Nord, quindi conoscono i problemi. Mi domando perché non sono intervenuti a bloccare e dire calmo, fermo Speranza. Adesso ristoriamo, facciamo da domani mattina, pronto per gli albergatori, sono pronto questo, questo, questo. Mi chiedo perché, lo chiedo a chi è al governo, voi che siete al governo. Sì, bisogna chiederlo ai politici che avete lì, e il problema di fondo è che si dice che questa decisione sia stata proposta da Speranza e poi assunta da Draghi, quindi probabilmente c'era anche quella... Ma non è ancora insediato il governo. Ma ha ragione la Meloni, ha ragione sbagliato. I ministri hanno firmato con tutti i poteri, adesso non stiamo... Però fino a ieri... Che un ministro non va a casa, se non va a casa... Scusa, sì, ma permetterete che un governo si insedi? Cioè, oggi ha ricevuto, oggi dovrà ricevere, perché non ha ancora ricevuta la fiducia. Scusi, la fiducia... Quindi i allora i ministri si sono mossi, mi scusi, poi adesso parla lei. Speranza ha sbagliato, il governo è stato deciso oggi, il ministro però è messo da Draghi, è Speranza, punto. E dunque è lui che è competente per dire quelle cose lì. Domanda, i ministri che conoscono il Veneto, del turismo e di tant'altro, perché non intervengono e dicono no, fermo lì, no, rispondo così, io fermo, diamo i soldi da domani mattina all'albergo di Asiago, sto dicendo Asiago per nome di tutti gli altri, perché non si risolve il problema, questo dico io, Venturini. Perché io penso che al prossimo consiglio dei ministri si porrà il problema, sarà? Ma fra quanto io sarà? Io spero il prima possibile, perché questi muoiono sopra senza i ristori, muoiono, non muore quindi nessuno. Era un modo di dire, muoiono economicamente. Beh, lei fa tutto facile, scompetente, pagare lo stipendio fisso. Vorrei vedere se fosse uno all'albergatore. No, è vero. È vero. È così. Pure i giornalisti hanno lo stipendio fisso. E quindi stanno benissimo. È vero. E che stipendi che hanno meno di i giornalisti? Milioni. Milioni. È vero. Allora, era una provocazione la mia, sì, per dire che ha problemi davvero loro. Allora, siccome ho ascoltato pazientemente, vorrei dire la mia. Davvero con lo stipendio di 500 euro di... Scusi. Speranza, torniamo a Speranza, torniamo alla Speranza. Speranza ha sbagliato a fare quello che ha fatto? Sì, ha sbagliato evidentemente. Bene. Perché se il 15 bisognava decidere se aprire o chiudere gli impianti di risalita, non lo puoi dire il 15 a mezzanotte, no? Lo devi dire una settimana prima, insomma, no. Detto questo però, noi abbiamo un problema evidentissimo in Italia e in Europa. Il problema si chiama pandemia. Ho capito. È chiaro? Anche in Germania. E allora, e infatti, in Germania tutto. Sono tutti chiusi gli impianti di risalita. Però arrivano i ristori. Ci sarà un motivo se solo la Svizzera li tiene aperti. Io non vorrei. Perché della Svizzera... Però arrivano i soldi. Adesso li facciamo mettere a quelli che sono arrivati. Dobbiamo far arrivare i soldi. Che non era possibile. Dobbiamo far arrivare i soldi. Dite al sindaco. No, era una battuta. Era a dire che è la solita semplificazione anche stasera. Perché se si vuol dire chiaramente cosa è successo e poi giudicare, perché io sto dalla parte del sindaco, lo capisco profondamente, è stato un errore gravissimo dalla sera alla mattina decidere. Però, perché siamo tutti stati amministratori o lo siamo, bisogna che ci mettiamo anche nella testa di Speranza, che avrà sicuramente anche sbagliato. Ma il Gassentio, il CTS, cioè quelli, i tecnici, che gli hanno detto che in Svizzera la famosa variante inglese. Cosa sai che sia successo? Uno è andato a sciare in Svizzera e ha fatto un cluster. Ne ha creato un pandemonio. Questi, i nostri tecnici, i virologi, che però sono troppo in TV più di noi, hanno cominciato a discettare. E gli ha messo sopra il tavolo la condizione, guarda che viene fuori un disastro se lasci così. Ma è successo questo sindaco, ma non gliel'hanno messo quel giorno stesso. Io sono d'accordo col sindaco che dice... Ed eravamo da 10 giorni che non c'era governo. Non è che quelli che vanno al supermercato o vanno qui al centro commerciale o vanno nei bar, ristoranti che abbiamo visto pieni dappertutto. Consigliere, periodo, tutto giusto, ma fra due giorni e sei regioni in più diventano arancio. Ci rendiamo conto che siamo ancora nel pieno della pandemia. Sono all'aria
aperta, sono all'aria aperta, sulle piste da sci andavano su in tre, in due per Sergio Via, cioè c'erano tutto un protocollo, forse molto più sicuro che Madonna andare di Campiglio, in centro a Venezia, a Madonna di Campiglio, secondo gli impianti di risalita sono chiusi, invece di esserci 10.000 persone ce ne saranno 150, quindi di che stai parlando? C'era il 30% di abbonamenti solo rispetto alla capienza dell'impianto. Se vieni di Bari risalita chiuso, ho la pubblicità, però la gente non va in ombra, però ho la pubblicità, ho la pubblicità, però Enoch che è all'opposizione mi stai dicendo, hai visto, sono al governo. Ma inizierà anche a lavorare sto governo. Questo è un buon senso. Date il tempo che ci insedi. Venturini, sto dicendo quello che dice Enoch dall'alto dell'opposizione. Lui è la sentinella, quindi. La sentinella ha detto. Siamo in ascolto, adesso te sei sentinella. Sindaco, può rimanere con noi, è vero? Sì, sì, sì. Vado in pubblicità tra poco.